Bentornati amici di Allevamento Levante e benvenute a tutte le persone nuove che si sono collegate per la prima volta al mio canale. In questo video voglio parlarvi della covata di settembre, quindi parliamo di pappagalli e andiamo a affrontare la covata autunnale. Covata di settembre, autunnale, quindi cominciamo la preparazione. Verso la fine di agosto, io comincio l'ultima settimana di agosto, quando ritorno dalle vacanze normalmente, con la preparazione per poi arrivare alla deposizione delle uova circa verso il 10 di settembre. Io faccio così perché allevo all'esterno e quindi non posso arrivare poi troppo tardi, perché facciamo una media di 20 giorni dell'incubazione delle uova e che i piccolini siano svezzati, passano almeno 2 mesi, quindi arriviamo verso novembre e dopodiché, almeno dalle mie parti, a dicembre dovrebbe venire il freddo. I piccolini dovrebbero essere già svezzati. Quindi la preparazione che faccio io è molto semplice. Comincio a parte che tutto l'anno do mangime, do molta frutta fresca, molta verdura, come avete visto nei precedenti video, e mi raccomando, fatelo anche voi, perché le migliori fonti, diciamo, il miglior modo per dare tante vitamine ai nostri amici pappagalli è proprio dargli i prodotti freschi, ok? Quindi vi ho fatto vedere che io faccio un orto biologico, quindi vi do tanti prodotti del mio orto, tanta frutta, per esempio al momento delle pere gli do le pere, al momento dei kiwi gli do i kiwi, insomma cerco di dargli i miei prodotti. Ma detto questo, bisogna dargli un po' di integratori, quindi vi do un pastoncino secco, mi raccomando, almeno io vi consiglio secco. Potete provare a metterli in una vaschetta, molti pappagalli ne vanno ghiotti, ci sono alcuni pappagalli che il pastoncino nella vaschetta non lo toccano, allora potete mischiarglielo insieme ai semi, in maniera che sono obbligati a mangiarli. Dopodiché andrebbero un po' di vitamine, diciamo, solubili nell'acqua, quindi io gli do un multivitaminico con un arricchimento di vitamina E. Potete dargli anche solo la vitamina E. Che cosa fa la vitamina E? La vitamina E va a stimolare un po' l'accoppiamento, quindi il maschio comincerà ad andare a cercare la femmina e la femmina chiaramente si va a preparare alla cova. Quindi io preparerei un po', gli farei così, io faccio così, nel senso che do una settimana nel beverino queste vitamine, dopo una settimana interrompo e faccio così per 3 volte. Nel frattempo, verso, diciamo, dopo 10 giorni, quindi io i primi di settembre, così un po' più avanti, diciamo l'ultima settimana più 3 giorni, metto i nidi. In maniera che loro cominciano a capire, quando vedono il nido, che insomma è il momento di fare la covata. Metto il nido, non sto qui a spiegare come lo metto, cosa lo metto dentro, perché c'è già il video apposta, vedo cosa state guardando, quindi è inutile andare a ripetere concetti già detti. Metto il nido e loro, un po' con le vitamine, un po' che insomma è il periodo giusto per l'accoppiamento, iniziano a entrare nel nido. Una volta che cominciano a entrare nel nido, diciamo che siamo a buon punto, perché vanno a prepararsi appunto il posto dove fare le uova. Probabilmente, come succede a me, buttano fuori tutta la segatura, okay, che io ho messo preventivamente dentro, e vi rimando sempre al video che ho fatto tempo fa. Diciamo che ci vuole almeno una settimana, per alcuni soggetti anche di più. Dopo una settimana e 10 giorni dovreste cominciare a vedere le prime uova. Io devo dire che ho in questo momento le prime uova, diciamo che una coppia di cocorita ha cominciato a fare le uova, 2 coppie di inseparabili hanno cominciato e ha cominciato anche una coppia di calopsite. Non so se le uova sono ancora feconde, non ho fatto la spiratura, che cos'è, come si fa, c'è il video. Però già il fatto che l'abbiano fatte mi mette felicità, perché probabilmente su tutte queste uova sicuramente qualcuna sarà buona. Poi qualche coppia so già come si comporta, altre sono nuove quindi non so come si comportano per una buona riuscita della covata. Quindi diciamo il mio hobby è quello di andare un po' a sperimentare, a scoprire nuove coppie, a
andare a vedere un pochino, di formare anche tramite genetica un po' di coppie nuove. Il consiglio che vi posso dare a voi invece, che magari avete una coppia sola, è quello di fare una buona preparazione, di mettere il nido in maniera corretta, il nido corretto, ok? Ci sono gli altri video che ho già fatto, che potete andare a rivedere se avete già visti, e poi sperare di aver trovato una coppia, insomma, che vi faccia tante uova. Io in una coppia di inseparabili, nel video si vedono tre uova, ma in realtà sono quattro, perché poi per non andare a disturbarli troppo durante le riprese che vi sto facendo vedere, durante il video vedrete degli spezzoni, ho cercato di essere un po' più discreto possibile, perché ci potrebbe anche essere il problema che se andiamo troppo a stuzzicare, andiamo troppo a disturbarli, poi possono abbandonare le uova. Quindi, se voi li avete in casa, mi raccomando, metteteli in un posto tranquillo, come vi dico sempre, e lasciateli un po' in pace, perché ogni distrazione potrebbe fare abbandonare il nido e non potete fare più niente. Quindi vi ho fatto vedere appunto un po' di immagini, vi ho fatto vedere un po' quello che faccio io, e questa è la covata di settembre, che appunto dovrebbe iniziare a settembre, perché due mesi ci vogliono prima del grande freddo, quindi prima del freddo invernale, che sta, io spero, ormai col tempo non si capisce più niente, dovrebbe venire a dicembre. Poi la coppia si ferma, e quando dico si ferma intendo che si toglie fisicamente il nido, e li faremo riposare fino a febbraio-marzo per le due covate di primavera, ok? Per questo video è tutto, penso di avervi dato un attimino un po' di infarinatura, e magari vi ho ricordato anche che settembre è il mese della covata, ok? Per chi invece non lo sapeva, adesso sa che settembre si possono fare i piccolini di pappagallo, dalle cocorite ai pappagalli grossi. Quindi mi raccomando, io vi chiedo come tutte le volte un bel like per sostenere il canale, facendo così il video diventerà più virale e molte più persone possono usufruire dei consigli che do e vedere anche il mio video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina, in maniera che quando faccio un nuovo video o un qualsiasi cosa, un post o uno short, ci sarà una notifica che vi avvisa. Dimenticavo, prima della fine del video, mi raccomando, l'osso di secchia, che vi ho fatto vedere dove li ho presi, sulla spiaggia, il trattamento, questo c'è lo short, andatelo a vedere se non l'avete visto. L'osso di secchia è importante per il calcio, per la femmina soprattutto, in maniera che le uova fatte di calcio possano essere belle, robuste. Quindi vi auguro una buona giornata e a presto!